E non bentornati nel mio canale Slime, o benvenuti nel Zorbo. mio Oh, canale. Schlappendorf. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Nozzo Berry Challenge. Dunque, quest'oggi, ragazzi, trascorreremo una giornata in piscina. E come potete vedere, è una giornata veramente rovente, caldissima. Violet indossa questo vestitino, ragazzi, che le sta veramente un amore. E Milton fa il ruffiano: tesoro, sei bella come una statua. Tu sei veramente tanto, tanto dolce, caro, ma non perdiamo tempo a prendere mosche. Lo pensi davvero? Ma certo, ho un animo pulito io. Non ti direi mai una cosa per un'altra. Inoltre, oggi non piove, quindi sarà un piacere vederti in costume dal bagno. Interpreta una scena, davvero tesoro. Vabbè, tu sei un grande attore, secondo me. E poi condividerà le insicurezze, perché secondo me sì, può farlo. Senti, amichevole però. Ogni tanto Milton, ragazzi, ha bisogno un pochino di, no? Condividere le insicurezze con lei. Diamoci una mossa. La nostra Deidre, intanto, ragazzi, è qui. Nella sua camera, che si riposa. Ma cara, sveglia, perché insomma, stiamo aspettando te. Ho fatto proprio trascorrere un po' di tempo, ragazzi, volontariamente, perché insomma, sì, andare in piscina al mattino, cosa carina, però volevo proprio aspettare, ecco, un orario un po' più caldo. Chiede a Violet della sua giornata, va bene, caro, vuoi chiedere della sua giornata? Vai. So io cosa dovresti chiederle, però vabbè, amichevole, no. No, 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 fermi, 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 fermi. C'è una chiamata in arrivo, chi è? Mira, tesoro, ma certo, però dopo tanto non ti preoccupare che ci vediamo, perché abbiamo qualcosa da fare, insomma, in questo episodio, ragazzi. E così, ragazzi, i nostri, per festeggiare questa giornata in piscina, si recano in questo posto un po' particolare. All'Island Resort, creato da Satini, spero di averlo pronunciato bene, ed è un lotto, ragazzi, a dir poco spettacolare, bellissimo. Sono rimasta molto colpita, ecco, dai colori che ho visto in questa immagine, non potevo non scaricarlo. Guardate che meraviglia, è veramente, ma veramente bello, pieno di colore, mi piace tantissimo, lo trovo molto, molto particolare. E c'è l'angolo musica, come potete vedere qua il falò, qui abbiamo la zona, ecco, dei bagni, loro possono venire qui a cambiarsi, qui c'è un bar, vari, no, chioschettini, tavolini, per, qui un po' più magari per i bimbi, insomma così, per abbronzarsi, sedie varie, insomma ragazzi c'è di tutto. C'è anche, che io l'ho trovato veramente molto molto carino, diciamo, l'infermeria, chiamiamola così, e dov'è? Me lo sono perso, aspettate un attimo. Ecco, la sedia qui del bagnino, un'altra qui e qui, ragazzi, questo dovrebbe essere, penso, un faro, comunque ecco, un posto illuminato, diciamo così. È un lotto che mi piace veramente tanto, quindi se piace anche a voi io ve lo consiglio. Quindi i nostri arrivano qui e Milton ovviamente felicissimo di, no, trascorrere una giornata all'insegna del relax, quindi divertimento acquatico. Vai qua, caro. Aggiungi del sapone perché sì, ragazzi, figuriamoci. E poi scivola acrobaticamente con Violet. Quello che i nostri due non sanno è che Deidre, ovviamente aiutata, no, da tutti i suoi fratelli, eccovela qua, sto, festeggiamo, ha invitato il mondo, ragazzi, a questa giornata in piscina. E non a caso ha invitato il mondo. Perché sì, c'è qualcosa che la nostra ha pensato bene, no? Un po' se lo sentiva che i suoi prima o poi avrebbero deciso di fare il grande passo, perché comunque raggiungere di forma fisica. Mi raccomando, non vi rompete, perché mamma mia, Milton! Perché comunque, fra virgolette, era un po' nell'aria. Sua madre, io immagino, ne avesse un po' parlato, ecco. Quindi guardate che meraviglia, ragazzi. La nostra sì, è sempre uno schianto. La tutela di forma fisica, sì, vabbè, poteste mettervi qua?
Quindi ha invitato le sue sorelle, i suoi fratelli, le mamme. Notare una cosa, ragazzi, mi si è stretto il cuore quando l'ho vista. Abigail è diventata anziana, così come anche la nostra Esmeralda. Mettetevi in costume però, perché altrimenti viene un coccolone a tutti qua, proprio di gruppo. E quindi sì, la nostra è qui, che aveva già organizzato Facendo tutto. Presentazione per l'altante vinto, ti do una berla in piena faccia! Come osi farmi questo? Nopsa, Oh, Nopsa. non ti azzardare, guarda, eh! Pongo fine alle tue sofferenze! E il desiderio ovviamente è sparito, ragazzi, non è mai una gioia proprio! Oh, ma stiamo scherzando! Ragazzi, ma io non lo so, non ho parole, vai qui! Per favore, non combiniamo i soliti casotti, perché voi mi preoccupate! Siediti tesoro, cerca di rilassarti, tu porta tutta la ciurma, ecco, accendi un falò, porta tutta la ciurma lì, perché direi che è il caso, allontanati dalla signora, che la signora è pericolosa. Fai una cosa, assumi un venditore, guarda, assumi tutti i venditori del mondo, tanto hai la possibilità, Milton, insomma, le finanze non sono un problema, no? Oh, Milton, è capocciata proprio subito, neanche è iniziato l'episodio, qua, già una testata, vogliamo iniziare così, non lo so. E poi vai qui, forza, raduna la ciurma, porta tutti qui, vai qui insieme e accendi il falò. Mamma mia, ragazzi, oh, stomo è veramente complicato. Allora, Molto. dunque, questo l'ho preparato io. Perché sì, i nostri non hanno dato peso tanto alla cosa, ma vi avevo chiesto se volevate vedere il matrimonio o il rivale, e tutti avete scelto, cioè chi ha votato ha scelto per il rivale. Però ho pensato, perché non unire entrambe le cose? Quindi, visto che questo è un lotto, a Milton piace fare le cose in grande. Questo è un lotto molto bello, direi parecchio, no? Non sfarzoso, perché non lo vedo Milton il tipo da cercare cose costose, però particolare. E le figlie quindi hanno organizzato questa cosa, ovviamente loro due in particolare. Però con l'aiuto di tutta la famiglia, ragazzi, mi piaceva l'idea. Caro, quando hai fatto? Ordina una bevanda di gruppo. E sempre sì, sempre qualcosa di fresco, insomma. Tipo, sì, anche tu potresti prendere questo, dai, perché no? Cara, tu te ne vai in bagno perché ti vedo in una situazione a dir poco critica. E lei verrà qua e chiacchierà con Deidre, ma non immagina, ragazzi. Anzi, verrà qua proprio per chiedere, ma non è che qui devono organizzare un matrimonio domani, cara? Perché ho visto qualcosa di particolare, lascia fare. Dopo parli, vai prima in bagno, perché ti ripeto, se no prevedo la tragedia, vai, vai. Qui tutti scatenati, no? Volevamo un matrimonio a cui fossero presenti anche i figli. Sì, perché io ci tengo particolarmente che sempre tutta la sacra stirpe, ragazzi, sia presente. E quindi ho Rosa pensato, Quas, questi non si decidono torniamo perché ora no. solo su Ecco, in alto i calici, lascia perdere allora la bibita, perché tanto vedo che alla grande proprio con i tuoi figli vi state ubriacando. Vabbè, lasciamo stare. E mentre loro si sbronzano, dicevo, lei verrà qui appena avrà terminato e dirà: scusa, cara, ma non è che domani qui c'è un matrimonio? Perché vedo qualcosa di particolare laggiù. Ovviamente, ragazzi, quando mai potrebbe andare a immaginare che è per lei? Che le figlie hanno organizzato tutto questo per lei? Ma tesoro, però, non andare dove non devi. Questa è proprio un'invasione di campo. Non è il tuo. Vabbè, lasciamo fare. Fa tanto fa bomba in piscina anche, tesoro. Cara, ma sei sicura che non abbiano pernottato questo posto? Perché credo ci sarà un matrimonio. Ma no, mamma. Non preoccuparti, guarda. Ho pernottato io. Facile come bere un cappuccino. Poi quale matrimonio? Non so proprio di cosa parli. Certo, tesoro, come no. A Pinocchia, come si dice dalle mie parti. Ma sì, poi sarà qualcuno, magari, sai, qualcuno di straniero che avrà viaggiato qui. Insomma, non ha perso tempo a prendere mosche e lei la fulmina. Cosa dici? Cosa stai dicendo? Quale matrimonio? Non c'è nessun matrimonio qua. Ma no, sapete, sicuramente hanno messo quei fiori per i ragni. I ragni. E lei, i ragni? Scusate, ma mi lasciate basita quando dite queste cose. Come una statua. Che c'entrano i fiori con i ragni? Tesoro, sapessi, non possiamo ora svelare. Non è che possiamo star qua a dirti tutto. Insomma, io avevo letto qualcosa sul computer. Voi no? Sì, vabbè, insomma, abbiamo capito. Ordina la tua bevanda preferita, tesoro. Così bevi qualcosa anche tu. Ho
Oh, e finalmente avete capito che dovete mangiare qualcosa. Certo, la luce qua, ragazzi, è un qualcosa di devastante, vi dico la verità. Però vabbè, non si può aver tutto. Tesoro, ma lavori anche? Ma no, ma vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Maddie sta lavorando anche quando non deve. Ora, ovviamente, lei si staccherà un minutino dal gruppo, cara. Perché, ragazzi, perché deve venire a parlare, deve andare a parlare con suo padre, no? Basta parlare con tua figlia, tesoro, non impicciarti troppo, voglio dire, no? Perché, ovviamente, ragazzi, dovrà dire al padre cosa ha in mente, altrimenti questi come fanno a sposarsi, che è, sai cosa sta succedendo, e che sta succedendo? I botti, ragazzi, succede di tutto. Basta bere, oh, ah, sei tu, tesoro, ok, va bene. Se bevi tu si può fare, tua figlia qua ha bevuto già troppo. Milton, caro, sì, qua si mangia e si beve alla grande. Ecco, cara, vieni qui un minuto, per favore. No, disputa delle regole non è proprio il caso, perché stai per dire qualcosa a tuo padre di molto importante. Quindi, ecco, fai una conversazione personale profonda. Ragazzi, la festività precedente ha fatto schifo, ma questa riuscirà da non ripetere. Pure questa ha fatto schifo, tesoro. Vabbè, dettagli. Riusciremo a organizzare qualcosa di decente, ecco. Vieni qui, tesoro, muoviti, che si fa giorno, veramente. Fra 6 ore devi anche andare al lavoro, forza. Ma dove sei? Ma da lontano stai parlando con tuo padre, tesoro? No, vai qui, ti prego, guarda. Vai qui, capisco che ora uno ha le comodità, però non esageriamo, eh. Milton, tu stammi lontano da bionde e affini, per favore, perché non mi fido. Vi prego, no, 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 tesoro, tuo padre è all'età, capisci? Non ha capito che devi parlare con lui. Allora, vieni qui, cara, vieni qui. Fai una conversazione profonda, vieni qui con tuo padre. Lei è presa intanto da altre conversazioni, quindi non ascolterà, ovviamente. Lei è qui, papà? È arrivato il momento di brillare come una stella, prima di andare a fuoco, ovviamente. Cosa intendi, tesoro? È tutto per voi. E lui mi ha veramente fatto questa cosa, lei. Papà, noi non vogliamo altro se non la vostra felicità. Lei butta, vedete, butta uno sguardo alla madre. Di cosa state parlando? Qualcuno deve traslocare per caso? No, no, tesoro, anzi, potresti concedermi un minuto? Devo dirti qualcosa di importante. Se tutti voi, potreste, come dire, dammi retta un secondo. Caro, lo so, è difficile. Vai qui, cara. E anche tu, tesoro, mi raccomando, porta qui le tue sorelle. Assolutamente sì, perché i figli più che altro devono essere presenti, ragazzi. Con il rischio che qualcuno se la farà sotto, lo so, però vabbè. No, no, nessun appuntamento, caro, siamo impegnati. Perché Milton, ragazzi, sta per fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato. Però, tesoro, su, col bicchiere in mano, vabbè. Sta proprio per, ragazzi, proporre le nozze alla sua adorata Violet, che forse perché è sbronza sto giro dirà di sì. Vediamo. Anzi, veramente, voglio dare retta al consiglio che mi è stato dato dalla mia cara amica Vanali87. Mi ha detto sì, questa volta dovrebbe essere lei a proporre le nozze, visto che quando all'epoca Milton le aveva proposto il matrimonio, aveva fatto un po' la difficile. Quindi lei, senza sapere che questo no è stato organizzato per loro, pensa: ma sapete che c'è? Nessuno si deve sposare. Io quasi quasi a questo punto ne approfitterei. Milton, come la prenderà? No, ragazzi, questo non è destino. No, Milton dice no, ragazzi, non c'è nulla da fare. Per quanto entrambi abbiano desiderato di sposarsi, ma questo è un no. Nonostante l'età, ragazzi, nonostante tutto, è un no. Come ti è venuto in mente? Insomma, non capisco. L'altra volta eri così contrariata all'idea di sposarmi.
Lei sì, ma stiamo parlando di 54 secoli fa. Lo so, hai ragione. Oh, Hai ragione, effettivamente. Elfin! Dai, Oh, non ti ma... sei offesa, vero? Eh beh, oddio, io un pochetto mi offenderei, tesoro. Oh, Noble. Scusati, tu devi Oh, scusarti, ma io no, penso lei... lui dovrebbe. No. Scusami tanto, eh. Prova un po' a proporre tu le nozze, Milton, scusami. E se ti dice di no, stavolta ti ci sta bene. Anzi, però facciamo una cosa, scusate, sapevo non fosse facile come bere un cappuccino, però. Beh, insomma, pensavi di chiedermi di sposarti perché ormai siamo vicini alla tomba? Non è molto romantico, eh? Ma no, non è per questo. Insomma, condividiamo il letto da molti anni. Un matrimonio non sarebbe l'ideale. Ora mi fai sentire inadeguata? Tesoro, effettivamente. Beh, no, ora non puoi risolvere tutto con un bacetto. Beh, tesoro, ha ragione. Scusami, cioè, ragazzi, è una tragedia. Questo rapporto è una tragedia. Prova a fare una serenata, dai. Non è facile come bere un cappuccino adesso, digerire questa amara delusione. Dovrò andare in analisi e comunque leggere molti libri. Lui ci prova, ragazzi, cerca di recuperare. Lei apprezza questo gesto, però dalle un bacio soave, caro, perché io la vedo ormai persa la causa, ragazzi, eh. Vi dico la verità. Baciala sulla guancia, tu intanto vai in bagno, tesoro. Qua ha naufragato tutto. Non l'ha presa bene, Milton, vedi? Sta col plumbob più che girato. Sì, carino, però. Questo ragazzo è un incontro imbarazzante per 2 ore. Questa sta con il cuore spezzato. Nervi logorati, lo so, tesoro. Povera, però. Comunque, ragazzi, questi due mi fanno morire. Cioè, non lo so. Perde cuori alla velocità della luce. Milton, lascia fare. Forse è perché sei stonato come una campana rotta. Lascia fare. Lascia fare, veramente. Lei è rimasta molto male. Prova a complimentarti per l'aspetto, ma non penso risolverai molto. Dai, cara, facciamo pace. È solo che, sai, è stato così inaspettato per me. Insomma, Milton. State insieme da 800 secoli, inaspettato fino a una certa, però vabbè. Esprimi affetto. Beh, ora sono stanca, Milton. Ne riparleremo un'altra volta, ma lui vuole cercare di salvare il salvabile. Ti prego, tesoro, lo sai, tu sei l'unica per me. Insomma, t'ho visto flirtare con un'altra prima, Milton. Esprimi affetto, dai. Dai, dai, Milton, forse riesci. Stringila, forse riesci ancora a salvare qualcosa. Accarezzale la guancia, la vedo molto male, ragazzi, sta cosa, però sussurra parole dolci, però forse Violet ci casca. Lei, ragazzi, triste ovviamente perché aveva organizzato tutto questo e l'ha organizzato per niente, praticamente, quindi chi non sarebbe triste al posto suo? Le bollette, vabbè, 10.000 simoleon, sì. Però la nostra, ragazzi, è flirtante. Che forse Milton, ragazzi, potrebbe avere una speranza, una chance? Anzi, prima professa l'amore eterno, perché come minimo, Milton, tu devi, insomma, no? Professa amore eterno. Non abbiamo sempre avuto una vita da casa delle bambole, noi due? Possiamo superare tutto. Tu sei come un mazzo di rose che non smetterà mai di profumare. Milton sta proponendo le nozze, vediamo, e la vedo male. Ma lei dice sì, ragazzi, oh mio Dio! Violet ha perdonato, ma Milton ha detto di no, ragazzi, perché voleva essere lui a chiederle la mano. Vero, Milton? È per questo, spero. Raccontiamoci sta calla, ragazzi, come no? Promossa organizzatrice comunitaria, perfetto. Ok, Deidre ha ricevuto intanto la promozione. Cara, tu lavora da casa perché direi che è il minimo. 10 simoleon in più all'ora per un totale di 49 all'ora. 413 simoleon in interazione, pronuncia un discorso da esperti, podio. Ora, cosa devi fare? Al volo, discuti dei cammi nel quartiere con due vicini. Vabbè, si può anche fare, ragazzi. Il carisma non è più un problema per noi. Però ora c'è qualcos'altro qui da, no? Sposati, sposati subito, Milton. Prima non farne sti salti, Violet, perché Milton sai una certa età. Oh, sembrava una monnezzata, ma era uno scherzo, tesoro. Sì, vabbè, come no.
Vedrai. Ora siamo io e te, io, tu e Dio. Per sempre. Le nostre figlie hanno organizzato tutto questo in uno stile molto, perché ragazzi, tanto quando si sono vestiti bene, tutti acchittati, è stato tutto uno schifo. Quindi a questo punto tanto vale acchittarsi così. Ecco. C'è chi guarda, chi non guarda, ragazzi. Puoi far finta di guardare almeno, tesoro, dai, fate finta. E il grande momento è giunto, i nostri si stanno sposando. Poi cosa insegnate a vostra figlia? Poi capite perché questa non vuole sposarsi? Perché fino all'ultimo sto matrimonio me l'avete fatto sudare, io non lo so. Forza, su. E alla fine è addirittura lei che, ragazzi, infila nella lui. Boh, per me questa cosa è sconvolgente, però vabbè, dettagli. Ecco, il cazzottone te l'avrebbe dovuto dar lei, tesoro, vabbè, ma dettagli. Oh, i nostri sposi, dopo 50 miliardi di episodi. Ragazzi, Milton si è sposato con la sua Violet. Io non ce la faccio, ragazzi, non ci credo. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Oh, alleluia, quindi voi andate. Perché direi, insomma, che siete stanchini. Anche la nostra, ragazzi. Però la nostra ha qualcosa. Ancora. Discuti dei cammini del quartiere. Oh, che bello. Quindi puoi farlo anche con tuo fratello? Vediamo un po'. Eh sì, dovresti. Perché chiacchiera dei valori delle proprietà. Quindi discuti dei cammini del quartiere. Andatevene a casa, festeggiate, fate quello che vi pare. Per favore, discuti di sti cammini nel quartiere, tesoro, che guarda, così almeno ci dedichiamo a qualcos'altro, ragazzi. È qualcosa comunque di importante. Questo prima l'aveva segnato, ora non l'ha segnato più, vabbè, dettagli. Qualcosa di importante, perché sì, io volevo unire in un singolo episodio due eventi importantissimi. Come potete vedere, ragazzi, la nostra è arrivata qui a San Myshuno nei quartieri alti per promuovere la causa. E sta per incontrare, esatto, no? Qualcuno che passando l'ha praticamente derisa. Chiedi di partecipare alla manifestazione. Un tipo che lei sa bene essere il suo avversario. Avanti, Renji. Hai per caso paura di sporcarti le mani manifestando per la mia causa? Io ho la mia di causa, lo sai bene, Deidre. Ebbene sì, è un avversario politico. Stanno manifestando per due cause completamente diverse. Vediamo un po' chi di loro riuscirà. Non date retta a questa pazza, eh? Vieni qui nei quartieri alti a dire che siamo tutti uguali, ma non è così. Lo sappiamo bene che non è così. Che ognuno resti al suo posto, questo dico io. Eh? Se ci sono quartieri diversi, c'è un motivo. Il mondo è per i grandi, non per chiunque. Quindi promuovete la mia causa e non votate per questa donna che sostiene una causa assurda. Va bene, sì. E lei ovviamente, ragazzi, si fa un po' girare il plumbob. Guarda la manifestazione. Date retta a me, avete capito? E lei lo guarda. Sembrano quasi parole sensate, guarda. Eh sì, ragazzi, notare i gruppi della nostra Deidre, eh? Vota per Deidre. E vota per Deidre ancora, ragazzi. Ora al volo poi ve li farò vedere. Lei, ma che bravo che sei! È facile sostenere le cause soltanto per chi ha già, vero? Notare che la barra, ragazzi, si è riempita, quella dell'energia, perché? Perché io ho mandato lei a incontrare questo tipo, che lei ovviamente prima non conosceva, che io ho creato appositamente per lei, e nel frattempo che aspettavo che lui tornasse dal lavoro, le ho fatto fare un pisolino, tutto qua. Quindi, Miff
Non date retta a questa pazza suonata. Votate per me. Oh, mamma mia. Mi sono accalorato, lo so, caro, effettivamente sei molto accalorato. Ora però falla finita perché hai rotto anche un po' il pelo. Carriera politica, sì, promuovi la causa. Lei ovviamente, ragazzi, carriera politica, promuovi la causa. Vai, parla con lui. Le tue sono solo chiacchiere, Renji, lo sappiamo bene, chiacchiere? Eh? Certo, come no. Sì, ne ha l'espressione per agire. Va bene, vai qui insieme. Io ovviamente, ragazzi, ho creato il gruppo. Caro, però ora smetti, cioè nel senso hai rotto un po' il pelo. Finirà sta storia? Riusciamo a farlo schiodare, ragazzi, scusate, eh. Ecco, altrimenti non finiamo più. Cos'è successo, tesoro? Nessuno ascolta! E lei ovviamente, ragazzi, come minimo, non è che gli va tanto bene sta cosa, insomma. Denigra un altro sim, no, vabbè, denigra un altro sim, no, però disputa, questo sì. Lei disputerà con lui, di politica, ovviamente. Tringa. Sai una cosa? Non otterrai mai i voti a cui aspiri, perché la tua causa è un fallimento in partenza. Sei tu ad essere un fallimento, non so come hanno fatto. Anche solo a farti arrivare dove sei arrivata, forse c'è da immaginarselo. Guardate, ragazzi, proprio l'astio con cui, perché sono rivali, ragazzi. Ma proprio alla grande, perché in questo momento diciamo che sono i più favoriti, no? Sono giovani, lui è un po' più grande di lei, perché come potete vedere è già adulto, il nostro Renji Kurosaki. Per chi segue Bleach sa, ragazzi, che ho preso ispirazione da lì. Che è un anime che io ovviamente amo. Non sa che vuol dire faticare per arrivare fino qui. Sei una raccomandata solo perché tuo padre è uno importante. Senti, vola basso, ciccio. Hai capito? Perché sappiamo bene che anche tu sei un raccomandato. Ma come osi? Raccomandato io? Certo. Sappiamo che i voti come minimo tuo padre li avrà comprati. Insomma, vabbè, ragazzi. Sti due fanno scintille, ma non in modo positivo. Non in modo positivo, ecco. Ma io volevo mostrarvi il nostro Renji. Sei tu che dovresti volare basso, bella, perché vedrai che ti straccerò. Certo, questo lo pensi tu. No, è un dato di fatto. Sei negata per questo lavoro. Io sono l'unico, hai capito? E sarò sempre solo io l'unico. Vabbè, insomma, ragazzi, se due si odiano, direi che si nota. Sì, proprio non riescono a smettere. Sì, ragazzi, non è un buon rapporto. Poi lei già, vittoria per nessuno, eccolo lì. Ma io volevo farvelo vedere il nostro Renji. Renji, per favore, caro, potresti darti una calmata e portare, mettere via quel telefono? Cerchiamo un attimino magari di parlare di qualcosa di normale, ragazzi. Quindi forse si danno una calmata. Appiana la discussione. Ora, visto così, ragazzi, ovviamente magari... Però lui è il nostro Renji. L'avversario di Deidre. Io, ragazzi, lo trovo molto carino. Ho voluto dargli dei tratti un po' orientali, perché il taglio degli occhi, più che altro, anche se non eccessivamente marcato, perché... sì, ho immaginato... che lui abbia un po' delle origini, diciamo, miste. Guardatelo, mamma mia, ragazzi. Non la sopporta proprio. Non la sopporta. Non riescono a sopportarsi. Discuti dell'umore furente. E quindi si darà del filo da torcere alla nostra Deidre. E io direi che mentre questi due stanno discutendo... appianando la discussione, lei cerca in qualche modo di ragionare con lui, però ecco, non c'è poi molto da fare. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate del nostro Renji, perché
Lui è flirtante, ragazzi, da quando l'ha incontrata è flirtante. Però ecco, si fanno girare il plumbob a vicenda. Questa è una cosa proprio. Sono carico come un treno. Eh sì, lo so, caro, immagino. Questa è la faccia di quando lei lo vede. E direi che non è un buon punto di partenza. Ma chissà, ragazzi, questi due si odieranno per sempre? O forse faranno scintille? Magari è lui l'uomo per la nostra Deidre. Io ovviamente ho in mente una storia, ragazzi, per loro, ma non vi dico, per ora non vi dico altro. Quindi, con la nostra Deidre e il suo plumbob girato, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici YouTuber, quindi andate, iscrivetevi, campanelline sempre attive, perché solo in questo modo vi arriva una notifica quando qualcuno di noi pubblica un video, ragazzi, quindi mi raccomando. E veramente andate nel loro canale, ragazzi, e iscrivetevi, perché ne vale veramente la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate del matrimonio di Milton e Violet, ti ho voluto accontentare un po' sia chi mi aveva detto facciamo le cose un po' più in famiglia, facciamo le cose invece un po' in grande. Quindi ho scelto un lotto per fare le cose in grande, sfruttare la giornata in piscina e fare una cosa un po' particolare comunque, perché io più che altro Milton lo vedo particolare, quindi uno che si sposa in costume da bagno. È Milton, ragazzi. Quindi che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Singers. E non dimenticate.